Tornano a protestare i lavoratori dello Store Fenice, l'azienda che gestiva il supermercato all'interno della galleria Portobello, altra area commerciale già confiscata. Un delicato intreccio, quello di una realtà confiscata che vede arrivare un provvedimento di sequestro per un suo ramo d'azienda nato in affitto. A farne le spese 23 dipendenti senza stipendio dall'8 dicembre del 2017, in attesa che un nuovo imprenditore rilevi l'attività. Sappiamo che sono state presentate due manifestazioni di interesse, non sappiamo ancora quale delle due sarà giudicata la più idonea per il subentro e chiaramente questo allungamento dei tempi sta mettendo in serie difficoltà i lavoratori che sono senza alcun reddito. Siamo qua per chiedere al prefetto di ricevere notizie concrete rispetto ai tempi e al punto in cui è arrivato l'iter e soprattutto per chiedere che la Ferdico SNC riprenda in capo il ramo d'azienda in modo che possa attivare un ammortizzatore sociale per dare copertura a questi lavoratori. Il rifiuto netto dell'attuale amministratore giudiziario al ricorso all'ammortizzatore sociale e la mancata ripresa in carico del ramo d'azienda rischiano oggi di determinare il licenziamento dei lavoratori. Oggi il sit-in negli spazi antistanti la prefettura di Palermo per chiedere ancora una volta a gran voce il supporto del prefetto. La difficoltà più grande registrata in questa vertenza, sottolineano le sigle sindacali, è stata proprio l'assenza di un'interlocuzione diretta, più volte richiesta e mai realizzata, con l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati e con la prefettura di Palermo.